Potrebbero partire il prossimo autunno anche i lavori del secondo lotto per la costruzione della rete fognaria di Nocera Inferiore. Gli interventi riguarderanno tutta l'area periferica della città e porteranno alla bonifica degli scarichi. Si dice soddisfatto il sindaco Paolo De Maio, la parte più difficile, legata all'inserimento di Nocera Inferiore tra i comuni ammessi al finanziamento, è stata superata. Il primo cittadino aggiorna anche sui lavori di completamento del primo lotto. Lo avevamo detto in coda di amministrazione come amministrazione comunale, lo abbiamo detto in campagna elettorale, abbiamo lavorato per ottenere, l'abbiamo ottenuti degli importanti finanziamenti, ora dobbiamo realizzare le opere. Stiamo completando la rete fognaria del lotto, del primo lotto, quello che sta interessando l'area di via Pucci, ora siamo su via Castaldo, dovremo completare anche un tratto di via Ricco, dovremo completare un brevissimo tratto che riguarda il marciapiede tra l'altro di Viale San Francesco e poi andremo sulla zona centrale che interesserà appunto la piazza Trieste e Trento, la stazione in direzione di via Roma. Abbiamo avuto un ennesimo colloquio anche con la Gori, sono in direttura di arrivo anche per l'affidamento del secondo lotto, quindi contiamo anche in autunno, speriamo di partire anche con il secondo lotto e quindi con l'area periferica soprattutto. Noi chiederemo anche di partire dall'area di Fosso Imperatore, del collettamento dell'area industriale, in modo da poterci avviare con le altre attività che abbiamo programmato.